ragazzi, e oggi una flipped classroom sulla Reconquista, quindi la Reconquista della Spagna da parte dei regni cristiani contro i potentati, quindi i regni musulmani. Tanto diciamo subito che nel 721 il regno visigoto di Spagna cadde per mano dei Mori, che riuscirono nell'impresa di conquistare quasi tutta la Spagna ad eccezione dei territori settentrionali. Inizialmente facciamo ricondurre questi territori settentrionali al regno delle Asturie, che fu l'unico e l'ultimo potentato cristiano, baluardo proprio del cristianesimo nella penisola iberica, che nacque da un certo Pelagio nel 718. I Mori provarono a penetrare nel cuore dell'Europa dopo la conquista della penisola iberica, ma vennero fermati nel 732 da Carlo Martello nella battaglia di Poitiers, il nonno di Carlo Magno. All'epoca il dominio musulmano era rappresentato dagli Omayyadi. Dopo la sconfitta nella battaglia di Poitiers, i musulmani si attestarono nella penisola iberica senza riuscire a conquistare quindi tutta l'Europa, come forse avrebbero voluto. C'è da dire però che gli arabi non rinunciarono completamente a progetti di conquista verso l'Europa. Infatti essi conquistarono ad esempio la Sicilia e anche altri territori del sud, come ad esempio Taranto e Bari. Vennero conquistati quindi questi nuovi territori, e anche se per breve tempo divennero anche degli emirati. Nel IX secolo il regno di Navarra si affiancò al regno delle Asturie come baluardo di resistenza cristiana nella penisola iberica, che ancora restava largamente in possesso dei Mori. All'epoca il dominio musulmano nella penisola iberica era rappresentato dall'emirato di Cordoba. I regni cristiani presenti nella penisola iberica successivamente nel 1079 furono i seguenti: il regno di Castiglia e León, il regno di Navarra, il regno d'Aragona e poi c'era la contea di Barcellona. Non era proprio un regno, però era sempre insomma un territorio molto importante. Tornando più nello specifico alla Reconquista, quindi i personaggi e gli episodi fondamentali della riconquista della penisola iberica da parte dei regni cristiani furono i seguenti. Tra i personaggi dobbiamo ricordare ovviamente El Cid Campeador, la vittoria cristiana del 1212 nella battaglia di Las Navas de Tolosa. Poi c'è il terzo momento decisivo che è rappresentato dalla presa di Granada del 1492, che chiuderà proprio la riconquista spagnola. Andiamoci a concentrare sul primo personaggio e o fatto fondamentale. El Cid fu il primo condottiero cristiano ad ottenere contro i musulmani una grande vittoria militare nella battaglia di Quarte nel 1094. La battaglia di Quarte fu la prima grande sconfitta degli Almoravidi nella penisola iberica. Gli Almoravidi all'epoca erano i dominatori musulmani dei territori della penisola iberica. E il Cid riuscì inoltre ad impossessarsi di Valencia, della quale egli fu il signore fino al 1099, anno della sua morte. Tre anni dopo, nel 1102, la città venne riconquistata dai Mori, ma il Cid Campeador divenne uno dei condottieri simbolo della Reconquista. La battaglia di Las Navas de Tolosa è il secondo momento chiave, quindi personaggio momento chiave del 1212. Fu il momento della svolta decisiva per le sorti della riconquista cristiana della penisola iberica. Grazie alle conseguenze di questa vittoria, infatti, i potentati cristiani riuscirono con il passare del tempo a sottrarre gran parte dei territori rimasti ai musulmani nella penisola iberica. All'epoca della sconfitta di Las Navas, il potere musulmano nei territori della penisola iberica era rappresentato dagli Almoadi. Nel frattempo era nato anche
il regno del Portogallo. E nel 1250 vi erano nella penisola iberica quattro importanti regni: il regno del Portogallo, nato nel 1139 appunto, il regno di Navarra, il regno di Aragona e il regno di Castiglia, che era appunto il quarto regno, che era quello più grande per estensione territoriale. I domini dei Mori si riducevano soltanto al Sultanato di Granada. L'atto conclusivo, decisivo della Reconquista spagnola è certamente la presa di Granada ad opera dei reali Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia nel 1492, che nel frattempo con il loro matrimonio avevano riunito le corone di Spagna, di Castiglia e di Aragona. Nel 1492 ormai il Sultanato di Granada controllava solo una piccola porzione di territorio, quindi come vedremo questo è proprio il territorio di Granada nel 1492, che ormai si riduceva veramente a una piccola area. Con la presa di Granada da parte di Ferdinando e Isabella ebbe termine la vittoriosa Reconquista cristiana della penisola iberica, e tale evento storico indirettamente contribuì anche alla scoperta dell'America, in quanto i sovrani di Spagna si sentirono maggiormente liberi da poter organizzare la spedizione di Colombo, che riuscì nell'impresa di aprire le vie marittime a ovest verso il Nuovo Mondo.